Allora, buongiorno a tutti e benvenuti nel. Sto facendo il primo vlogmas. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlogmas. Oggi è domenica. E ora sono a casa, sono le due, sì, le due e mezza. È appena uscito il video vlogmas del 8 dicembre, quindi appunto è appena uscito. Niente, il tempo fuori fa davvero pena. Infatti ora vi faccio vedere, è veramente veramente schifo. Cioè, guardate. Brutto, 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 comunque brutto. voi mi chiederete perché ha iniziato questo vlogmas a quest'ora. In realtà perché comunque sono stata a casa, abbiamo pranzato, quindi abbiamo fatto nulla di che, e appunto ho detto vabbè, lo inizio più tardi. Detto questo, ci sentiamo. Oddio, stavo cadendo tutto. Ci sentiamo dopo. Comunque, cioè, quanto è bello. Volevo dirvi una cosa. Ieri ho fatto la cattiva perché praticamente ho lasciato tutto acceso qui. Praticamente mentre mi stavo truccando ieri sera, perché sono uscita e mi stavo truccando, avevo tipo troppo voglia di cioccolato e ho aperto la cassetina di oggi. Quindi purtroppo oggi non aprirò il calendario perché l'ho aperto ieri. Come sta? Aspetta, ecco qui. Questa è la casellina numero 9, non so se si vede, ed è aperta, quindi l'apriremo domani. Oggi niente, calendario dell'avvento. Ho messo alcune decorazioni, tra cui questo alberello, quest'altro qui carinissimo, che tra l'altro sì, raga, guardate, ci ho messo lo smalto perché si era praticamente rotto. E per non buttarlo, perché cioè mi piaceva tanto, ci ho messo un po' di smalto perché tanto da lontano non si, cioè, non si nota, come potete vedere. E poi ci sono le mie lucine, tutti i fiocchettini qui. Poi ho messo questa qui che è rossa, questo non faccio tanto. E poi ho messo questo pacco ariano che dentro in realtà ci sono i codini. Non faccio tanto. E poi questa qui, che è una penna che avete visto ieri, in realtà non faccio tanto, come vedete, perché comunque non mi piace riempire la mia camera di cose di Natale. Però non riesco a far mantenere questa cosa. Ok, ci sta qualcosina, no? Quindi, e poi volevo mettere delle tipo degli adesivi sul vetro. Ora vedo. Comunque, io con il fatto che sto guardando tipo i vlogmas, sto guardando un sacco di vlogmas di un sacco di ragazze, perché seguo un sacco di persone e purtroppo le devo vedere con il telefono perché, oddio, con il telefono perché non ho un computer, cioè mi si è rotto, quindi però a Natale penso di prenderlo, di comprarlo. Cioè, praticamente la batteria di mio telefono se ne sta andando perché guardo Vlogmas ogni 2x3 e di conseguenza ovviamente il telefono si scarica subito. Quindi sto cercando il caricatore perché devo entrare a caricare il telefono un'altra volta. Quindi davvero, cioè, se non mi abbandona questo mese, il telefono non mi abbandonerà più. Anche Davvero. perché poi capite che tenere sempre il telefono sotto stress, nel senso che girare il video, cioè girarvi Vlogmas, scaricarvi Vlogmas, editare Vlogmas, cioè è un delirio, ma un delirio, un delirio. Quindi è davvero un casino. Sto mettendo a caricare. Vabbè, quindi detto questo, appoggio un po' sul lettino e ci sentiamo dopo. Sto guardando il vlogmas di questa ragazza che non so come si chiama. Aspettate. Sì, è la vlogmas. Eccola. Perché sono un po' indietro, come potete vedere. Troppo indietro. Pomeriggio, perché oggi non è. Scusatemi la luce e la qualità di merda, però vabbè.
c'è anche poca luce, quindi ok. Comunque sono le 5, io sono ancora qui in pigiama queste domeniche, top. Però praticamente a casa mia, dove vi faccio vedere, sto mettendo le luci di Natale fuori. Quindi comunque sta mio padre, mia mamma, mio fidanzato, che stanno un po' facendo loro. E dopo vi faccio vedere il risultato, perché secondo me è davvero davvero figo. Ovviamente deve essere notte, perché altrimenti non rende. Quindi ora sto qui, ve l'ho detto, stavo guardando i vlogmas di quella ragazza. E niente. Martina me l'ha chiesto sotto al vlogmas che voi avete visto ieri. Sì, che voi avete visto ieri, ma per me il vlogmas che ho pubblicato oggi. Niente, si chiama Martina e ti mando un grosso grosso bacio. Allora, sono in camera mia e in realtà, scusatemi la luce, però vabbè, non di alternative. Comunque sono in camera, appunto, non sto facendo nulla di che, stavo sul letto, infatti è tutto incasinato. Qui ho un borsellino con una carta perché devo pagare le cose dell'Avon. E tra l'altro, per chi non lo sa, sì, faccio l'Avon e devo fare anche l'ordine a breve, perché sennò veramente mi ammazzano, tipo mi mandano qualcuno a casa, mi arrestano. Volevo farvi vedere, non mi ricordo se l'ho già fatti vedere, però volevo consigliarvi, aspettate che le prendo, volevo consigliarvi i prodottini di Kiko, che sono degli ombretti, che non lo so se le conoscete. Aspettate che mi appoggio, perché questo cavalletto è un po' un casino, quindi non so perché scivola. Allora, non lo so se siete un po' storti, però tipo state sul cavalletto, quindi credo di un pochino di sì, non lo so. Comunque, allora volevo farvi vedere questi ombrettini che appunto ho preso da 4, 5, 6, sì, ho preso da Kiko. Purtroppo l'ho presi durante il Black Friday, perché c'era l'offerta, 6 prodotti, ne paghi 3, ovviamente quelli che costano di meno. Io ho preso 3 ombretti e altri 3 me l'hanno regalato. Ovviamente ne ho presi 6 perché io ho pochissimi ombretti, pochissime palette, quindi volevo fare un po' scorta. Ho approfittato, ho preso queste 3 colorazioni che ora vi faccio vedere. Vi giro la fotocamera, vi faccio vedere, perché così non rendono, come potete vedere. Le devo girare, magari vi attivo il flash, così le vedete bene 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 bene. E niente, sono bellissimi. Il primo è questo qui, il numero 02. Ed è, aspettate, fatto così, ed è bellissimo. Poi il secondo è questo qui, il numero 08, ed è fatto, un po' difficile aprire questi ombretti, ok, eccolo qui, non so se riuscite a capire, ma è fighissimo anche questo. Se vi interessa, però non si vede, si vede strapoco. Ok, poi abbiamo questo qui, che è il mio preferito, ed è il numero 0, no scusatemi, il numero 12, ed è fatto così. Questo qui, vediamo se viene lo swatch. Prende poco, però guardate, ed è questo. Poi abbiamo questo qui, che fatto così, ed è il numero 09, ed è questo così. Aspettate che lo apro, ok, eccolo. Questo lì, qui lo utilizzo nell'angolo interno dell'occhio. Poi abbiamo questo, no, questo già ve l'ho fatto vedere,
già l'ho fatto vedere questo, sì. Poi abbiamo questo che diciamo lo utilizzo come sulla pia dell'occhio, non so se mi sto spiegando bene, ma su queste cose io non sono capace. Questo qui è il numero 04 e ve lo faccio vedere aperto, se ci riesco. Eccolo, non ho fatto vedere uno, ho mancato uno ed è questo qui, ovvero il numero 03, che è il mio preferito. Mi ero sbagliata con questo, in realtà sono molto simili come potete vedere, però questo è più figo e ve lo faccio vedere se ci riesco ad aprirlo, perché con queste unghie è un casino. Ok, eccolo qui, vi faccio uno swatch, ecco, guardate, cioè è uno spettacolo. E non vi dico sugli occhi, è bellissimo, vi giuro. Ci tengo a consigliarveli tutti, dal primo all'ultimo che vi ho nominato, ovviamente sono tutta sporca, però ci tengo a consigliarveli tutti perché sono davvero tutti belli, davvero tutti, tutti belli. Quindi ve li consiglio davvero tutti quanti. Io l'ho preso col Black Friday, quindi comunque mi è, cioè mi è venuto veramente poco. Però voi, se appunto vi servono degli ombretti, eccetera, intanto io sto lavando le mani, io ve li consiglio perché sono davvero belli. E poi costano poco perché costano 2,50€. 2,50€ nel Ciavellina, quindi non è tanto per gli ombretti. Comunque di qualità ottima, scriventi, cioè, quindi vi consiglio tanto, 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 tanto. Saluto. Costumato? Ci abbiamo visto un mani. Saluto. Ciao. Guardate che figo. Che bello. E poi c'è lui. Che sta portando il cancello per il cane. E si vede tutto meglio, 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 meglio. Tutto bene, guardate che bello. È davvero, davvero bello. Davvero, davvero bello. Da vicino rende tutto diverso, è ovvio, però è davvero bello, davvero, davvero bello. Veramente. Un bacino? No. Uno? No. Uno? No. Mm. No. E dai. Va bene. Questo qua? Ah, sì, io invece va bene. Io non lo so. Cioè, è stato quella persona in fondo. Cioè, tipo molto maliscio. Molto male, ha fatto mio mal di testa. Scusa. No. Ecco. Non si bella. No. Ah? Non si bella. Secondo voi, mi devo lasciare? No, si chiama troppo. Sì o no? E lascia. Ah, io. Stronzo. Comunque si va, sta lavorando da tipo... Da che ora? Dalle due, ragazzi, due. Un lavoratore di prima classe. Cioè, un po' così. Mi fa piacere, tra l'altro volevo dire che mi fa piacere che questo vlog stia venendo più lungo del solito, perché di solito quelli che vi metto sono sempre di 10-12. Mi fa piacere che questo stia venendo più lungo, perché comunque almeno la domenica, che non vado a scuola, in realtà nemmeno il sabato, però il sabato la mattina
faccio altre cose. La domenica invece ce l'ho proprio di relax, super, piacere che almeno la domenica potete avere un vlog leggermente, non tanto più lungo, però spero che vi faccia piacere. Forte, forte! Lascio io! Due bacini! Lascio io! Un bacio? Bacino? Bacio voglio! Allora io chiudo il vlog qua perché me ne stavo quasi per dimenticare, quindi vi dando questo, dato che è mezzanotte, mando un grosso bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like, di lasciarmi un commento se vi va, se vi fa piacere. E niente, ci vediamo sempre qui, sempre su questo canale, con il prossimo vlog, ma succede domani.